Ciao confratelli, sono qui con un piccolo video per spiegarvi e farvi vedere le attrezzature e i materiali che servono per fare la modifica che poi vedrete il video. Allora, partiamo con avere un trapano a casa, di quelli anche a batteria, io ho quello elettrico di quelli piccoli, delle due punte, una del 4 e del 12, del cavetto con dei Faston, io l'ho già assemblato. Ma si vendono sfusi in ferramenta, sono i classici 6,3 x 1,5. Poi del nastro adesivo, un cacciavite piatto, un giravite cercafase, un pennarello, due cacciaviti di diverse misure a stella, una pinza che io ho usato per schiacciare il nostro spinotto. Senza avere la crimpatrice, che è più difficile magari trovarla o reperirla. Io ho usato la nostra pinza. Poi una piccola torcetta dove noi facciamo luce nei punti più nascosti, la nostra forbice per tagliare i cavetti, fascette, una piastra di metallo dove trovate in ferramenta da 24-25 cm con i fori a 12,8 cm. Che sarebbero i fori della parte posteriore delle viti del forno. Due fascette, una cassettina a due posti, dove di cui da una parte ho già messo il nostro tappino forato in origine quando lo comprate, è così. Perciò segnando con un pennarello al centro e usando la punta del 12, noi pratichiamo il foro dove di conseguenza mettiamo il nostro interruttore. Perciò andiamo con ordine. Nel cavetto siliconico, una vite col bulloncino dove noi fisseremo la cassetta alla nostra piastra nella parte posteriore, nella nostra asola. Un morsetto di quelli tipo a campana, a campanella. Un interruttore bipolare da 16 ampere con la nostra chiavetta dove verrà estratta quando noi la nostra modifica non verrà usata. Un interruttore a leva, sempre 16 ampere bipolare, cassettina l'abbiamo detta a due posti. Io mi sono fatto delle etichette dove segnaliamo i nostri cavetti per quello che vengono usati. Questo ci ha segnato neutro per lucina perché questo cavetto che insieme io lo uso per accendere la luce, il nostro LED, quando è in funzione la nostra modifica. Perciò un tappino soltanto, quindi abbiamo quindi la confezione da due, però se ci sono le confezioni da uno ne prenderete soltanto uno e pratichiamo il nostro foro. La nostra lucina LED, dove io ho fatto il forellino nella mascherina. E verrà applicato al suo interno. Ecco qua. E niente, poi mi sembra di aver detto tutto. Questa qua è la modifica per il forno che ha il termostato di sicurezza che interviene a 519 gradi. Perciò noi dobbiamo intervenire sia sulla resistenza, mettere in funzione la nostra resistenza, e quando scatterà il nostro termostato di sicurezza, andare anche a bypassare il nostro interruttore di sicurezza, il termostato di sicurezza. Niente, queste qua sono le cose che servono, tutte che si possono reperire in ferramenta e in negozi specializzati per elettricisti. Ciao, alla prossima! Ciao confratelli, sono Charlie di Breme. Dopo svariate richieste, facciamo un video, un tutorial per vedere la modifica, per fare la modifica per accensione della resistenza superiore in fase di sicurezza, perciò vuol dire che faremo una cosa un po' più diversa dagli altri. E adesso comincerò a smontare lo chassis, il posteriore, cominceremo a fare un po' di modifiche e mano a mano guardiamo quello che bisogna fare. Allora smontiamo le viti del mantello qui. Le altre le ho già smontate per abbreviare un po' i tempi. Smontiamo anche la lamiera posteriore.
via. Tutte le viti da togliere. Ok. Lo prendiamo. Lo giriamo verso la parte della ventola. Stacchiamo due cavi nella ventolina e il coperchio si può togliere. Allora, come potete vedere, ho già messo due fili, due cavetti in silicone ad alta temperatura, così almeno sono apposta per quello che devono fare. Ce n'è uno attaccato alla parte che deve alimentare di nuovo la resistenza, perciò l'abbiamo chiamato termostato di sicurezza. Ok, ed è uno, ben applicato. Io l'ho attaccato qui, ma basta prendere una fase direttamente dal cavo esterno. Poi abbiamo l'altro cavetto, l'ho sempre assemblato insieme, per quello che prende l'alimentazione della fase, e se vedete è attaccato al cavetto esterno, l'ho pinzato insieme. Ok. E poi abbiamo il neutro per la lucina interruttore. Questo serve se vogliamo mettere all'interruttore dove accendiamo la nostra modifica una lucina di emergenza, ecco. Mettiamo il cavetto. Abbiamo un altro cavetto dove abbiamo segnato resistenza e va attaccato nel doppione della resistenza stessa, l'alimentazione. Ok? E questi qua sono i cavi che servono. 1, 2, 3 e 4. 3 se non vogliamo mettere la lucina, il neutro non serve, ok? Questi sono i cavetti da mettere, che adesso sistemeremo e poi vi facciamo vedere un po' il montaggio di tutto il resto. Allora, per fare queste modifiche servono quattro Fastan di quelli semplici, classici, diciamo. Io mi sono portato avanti, li ho già crimpati al cavo, però è semplice, basta inserirli dentro ed io, senza usare la crimpatrice, uso anche una pinza classica, basta inserirla dentro, schiacciarla bene, pressare bene i cavi e da lì siete sicuri che non si sposterà più, non verrà più via. Potete fare la forza che volete, ma non verranno più via. Questi due cavi qua, perciò, sono stati già preparati. Uno è il neutro per farmi funzionare la lucina dell'interruttore, perciò la spia che ci dirà quando la modifica è in funzione. L'altro invece è quello che porterà corrente alla resistenza. Perciò li andiamo a inserire. Perciò la resistenza è questo. Ed abbiamo il cavetto del neutro. Il neutro ci servirà soltanto se vogliamo mettere una luce che ci avvisa del funzionamento della nostra modifica. Se no, è una cosa che non può, uno può essere anche non messa. Poi abbiamo preso la corrente dal cavetto superiore che va ad attaccarsi al cavo principale del nostro forno, perciò l'abbiamo segnato con alimentazione fase, ed è uno, e l'altro invece è quello che riporterà corrente al nostro termostato bypassandolo, perciò al cavo che porta corrente a tutto il nostro forno. Resistenza inferiore, superiore e la luce. La ventola sarà sempre in funzione perché è una sua sicurezza in più, una sua precauzione. Raffredderà il forno anche in caso di malfunzionamento, segnandolo come termostato di sicurezza. Ok, dopo il prossimo passaggio. Allora, una volta agganciato i nostri fili, li portiamo nella parte posteriore del nostro forno. Vi possiamo rimontare il nostro mantello con tutte le nostre viti, così almeno il lavoro lì è finito. Ok, perciò riposizioniamo il nostro mantello. Riagganciamo i nostri cavetti della ventola. Ok, chiudiamo così.
Ok, cominciamo a fissare dei primi viti, possiamo agganciarci subito alla parte inferiore, cioè posteriore, così almeno non si muove più il mantello. E così anche dalla parte opposta. Ok, procedete con tutte le viti, vi serviamo bene e ci vediamo al prossimo passaggio. Eccoci qua. Allora, una volta montato di nuovo tutto il mantellino del forno, i cavetti, come vedete, sono qua nel posteriore. Ci sono due strade che possiamo percorrere. Possiamo far uscire i cavetti dalla piastra posteriore, una volta applicata, fare un segno con una matita, un pennarello, e segnare questo forellino qua dove usciranno fuori quattro cavetti o tre in base alle necessità. Possiamo fare questo forellino qui, oppure possiamo seguire un'altra strada. Se non si vogliono fare buchi, non ci attrappano così, si possono sfruttare i fori che ci sono all'interno del forno nella parte posteriore. Possiamo uscire fuori, come vedete passano tutti, cioè è abbastanza largo, perciò non ci sono problemi. Possono uscire fuori di qui. E possiamo metterci una guainetta di protezione, una volta raggruppati tutti insieme i cavetti, dove andranno a finire in questa posizione qua, dove ci sarà applicato il nostro interruttore. Ok? Ci vediamo dopo. Ok, eccoci qua. Abbiamo fatto il foro alla piastra metallica con una punta del 4, del 5, ad averla allargata un po' per fare il passaggio dei quattro cavetti. Una volta fatto questo, facciamo uscire fuori i nostri cavetti dal foro, riprendiamo le scritte. Io mi sono fatto queste scritte qua per dire resistenza, la sfilo via, faccio uscire fuori il cavetto dalla piastra, la rimetto, così almeno sono sicuro di non dover andare a ricontrollare ancora tutti gli innesti. Ma avendo riapplicato di nuovo la sua targhetta, sono sicuro che il cavo è veramente della resistenza. Adesso applichiamo la piastra al forno, faccio uscire fuori tutti gli altri cavetti e ci vediamo dopo. Eccoci qua. Abbiamo infilato i cavetti nella piastra, abbiamo uno ad uno riapplicato le loro scritte, così almeno non ci andiamo a confondere. Abbiamo messo due fascettine per rendere il lavoro un po' più ordinato. Li abbiamo lasciati un po' più lunghi, così almeno la piastra riusciamo ad allontanarla dal forno eventualmente per altri lavori da svolgere, manutenzione e niente. Adesso andiamo ad applicare la piastra al forno. Questo cavetto che ho usato sopporta 1200-1250 gradi, perciò anche se dovesse andare a contatto col forno, come gli originali del forno che stiamo usando, non succede nulla nel nostro P150-134H. Ok, andiamo a mettere le nostre viti. Una volta finito questo passaggio, niente, continuiamo con il prossimo. A dopo. Eccoci qua per il fissaggio della nostra piastra con la nostra scatoletta per l'interruttore. Infiliamo dentro i cavetti nella prima asola, così almeno non ci daranno fastidio nel fissaggio. Teniamo sempre le targhettine attaccate una per una, così almeno non ci confondiamo con i cavetti. Infiliamo anche gli altri. E poi procediamo al fissaggio della nostra piastrina. L'ultimo. Ripeto, ne uso 4 io di fili perché ho il neutro, perché voglio inserire una lucina in più. Però se non mettete la lucina non serve. Io consiglio di metterla. Poi fissiamo la nostra piastra al forno con le due viti del fissaggio dello sportellino posteriore. Perciò i fori che avrà la piastra saranno quelli dei nostri due buchi già esistenti. Possiamo fissarli. Ok, e il nostro interruttore, la scatoletta di interruttore è già piazzata. Possiamo posizionare dentro i cavetti uno a uno, sempre con le nostre targhettine.
Mettiamo dentro il secondo. Terzo. E l'ultimo. Eccoci qua. Adesso procederemo al montaggio del nostro interruttore con la chiavetta, che adesso ho tolto per non romperla, almeno mi dà fastidio, e l'interruttore per il termostato di sicurezza, per l'accensione del termostato di sicurezza. A dopo. Eccoci per i nostri collegamenti elettrici. Allora, dove ci abbiamo la chiavetta, ho fatto un foro, ho tirato fuori la nostra piccola spia che ci dirà quando il sistema, questa modifica qui, andrà in funzione e quando sarà spenta. Allora, nella parte posteriore ho già attaccato un cavetto della luce dove verrà attaccato il neutro diretto, perché nella modifica serve soltanto questo, il neutro solo per la luce. E poi ci servirà un pezzettino di cavo lungo 7 cm all'incirca da poter fare, da riunire i vari cavetti, riunirli tutti insieme e metterci la nostra campana. Perciò inseriamo nell'altra parte dell'interruttore, il nostro cavetto, nella parte della fase, qui verrà attaccata la nostra fase. Perciò poi si prende il cavetto con il nostro alimentazione fase, viene dalla parte superiore del nostro interruttore. Ok. Abbiamo allora questo cavetto qua dalla parte opposta alla fase, dove attaccheremo la nostra lampadina, la nostra resistenza ed il cavo che alimenta l'interruttore del nostro termostato di sicurezza per bypassarlo. Li attaccheremo insieme perché nell'interruttore stesso non ci potranno mai entrare insieme perché abbiamo un unico foro. Allora, li attaccheremo insieme e con la nostra campana andremo a chiudere il collegamento. Poi abbiamo il neutro per la lucina che la metteremo nella parte opposta dove abbiamo il cavetto della nostra lampadina. Poi abbiamo il termostato di sicurezza, perciò quello che ridà corrente al nostro forno in caso di attivazione del termostato di sicurezza che andrà a intervenire, lo mettiamo nella parte superiore dell'interruttore, perciò non quello della chiave, ma dell'altro interruttore della nostra modifica, lo metteremo intorno alla nostra vite. Ok, e andiamo a chiuderla. Ok, una volta fatto questo, possiamo chiudere i cavetti. Io ho lasciato sempre le nostre etichette, almeno quando vado a smontare per un eventuale qualcosa che devo fare, una pulizia, qualcosa del genere, smontare un po' tutto, ho ancora i nostri cavetti segnati. Tanto una volta messi dentro la cassetta non daranno fastidio. Niente, ci vediamo dopo, così almeno adesso chiudiamo la cassetta e a dopo. Allora,
Riattacchiamo, chiudiamo la nostra scatoletta. Tiriamo via la chiavetta giusto per non farci dare fastidio. Chiudiamo bene. Ok, la nostra cassettina è chiusa. Adesso possiamo inserire la nostra chiave, giusto per così me l'ha attaccata. Qui c'è la nostra spia. Attacchiamo il cavo di tensione. Controlliamo se il nostro forno funziona. Perciò accendiamo l'interruttore, lucina accesa, primo termostato. E secondo termostato, così acceso. Allora, mettiamo il caso che il nostro forno è acceso, scatta la resistenza superiore, perciò viene spenta dal nostro termostato. Ci serve accesa per infornare la pizza, per fare qualsiasi cosa che dobbiamo infornare ad alta temperatura. Noi accenderemo soltanto la nostra chiavetta. Accendendo la nostra chiavetta si accenderà la spia. Se è accesa anche la spia della resistenza superiore, questo dimostra che adesso la nostra modifica è in funzione. Se io vado a spegnere la nostra chiave, vado a chiuderla, si spegnerà la spia e anche questa del termostato. Ok, tutte e due spente. Vado a riaccenderla. Questo dimostra che ancora è in funzione. Dovreste, scattare il nostro termostato di sicurezza. Quello che abbiamo bypassato, che abbiamo riportato quei fili, noi andremo a mettere anche questo interruttore, il secondo interruttore, in on. Adesso vedete, non succede niente perché logicamente il termostato è in funzione, perciò non dà consenso a nessuna parte, è già tutto in funzione, ecco, tutto qua. Perciò, una volta che abbiamo finito la nostra pizzata, la nostra serata, possiamo rispegnere. Rispegniamo anche la chiave, spegniamo il nostro interruttore, i termostati li lasceremo sempre al massimo con lo sportello in fessura, così almeno si raffredderà prima la camera di cottura e i termostati non subiscono che i liquidi che vengono contenuti, che contiene sia il cavo che il nostro bulbo, andrà a far rovinare il bulbo stesso. Dentro la camera, cioè va a comprimersi troppo, ecco tutto qua, quando è caldo. Una volta che abbiamo raggiunto una temperatura abbastanza fredda, li possiamo mettere anche a zero, non c'è nessun problema. Possiamo sfilare la nostra chiavetta perciò viene tolta dalla modifica. Un bambino o andiamo a fare delle pulizie, qualcosa del genere, anche l'interruttore non andrà mai in funzione, perciò anche se se viene acceso, bypassa il termostato, cioè non succede nulla lo stesso, però avendo attaccato la fase sotto al nostro interruttore generale, non si accenderà mai niente. Questa è una protezione per i nostri bambini, per noi stessi, avendo una sicurezza in più. Perciò le chiavette le possiamo prendere, le possiamo appendere nel nostro portachiavi o qualsiasi cosa dove ci ricordiamo, ecco, che siano lì. E niente, questa qua è la nostra modifica. Ciao a tutti, da Charlie di Breme. Ciao!